Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. La settimana scorsa abbiamo parlato del rientro classico del mese di settembre al lavoro per i più grandi, a scuola per i più piccoli, e oggi, questa settimana, approfondiamo ancora questo aspetto del cambio di stagione, parlando appunto dell'autunno, una stagione in cui in effetti vi sono delle alterazioni del livello climatico, quindi le temperature che fanno anche degli sbalzi improvvisi, le ore di sole diminuiscono e quindi ci si può ritrovare anche con i classici malanni stagionali, i classici di questo periodo appunto. L'alimentazione ci viene incontro in tutto ciò, in che modo? Aiutando il nostro sistema immunitario. Perché tutti questi cambiamenti dettati appunto dell'autunno ci possono portare a una serie di malesseri generali, anche di stanchezza, di spossatezza, un cambio anche dell'umore, e le temperature un pochettino più fredde ci invitano anche a mangiare alimenti più ricchi, più grassi e quindi anche più calorici. Ovviamente l'alimentazione è solo una parte di uno stile di vita più ampio, che deve comprendere quindi non solo cosa mangiamo, quindi le scelte alimentari che facciamo, ma anche il praticare la giusta attività fisica, non fumare, evitare l'abuso di farmaci e così via. Cosa fare quindi invece nello specifico per quanto riguarda l'alimentazione? Sicuramente seguire la stagionalità, quindi saper approfittare di tutto ciò che la natura ci offre in questo periodo. A partire ovviamente dalla frutta e dalla verdura, di cui dobbiamo consumare 5 porzioni al giorno, e tra i frutti con maggiori proprietà tipici di questo periodo sicuramente ricordiamo i melograni, gli agrumi, ma anche le mele, le pere, i cachi, che sono tutti frutti ricchi di vitamine, sali minerali, ma anche di sostanze antiossidanti. Per quanto riguarda la frutta è preferibile sicuramente consumarla cruda, oppure anche sotto forma di frullati, centrifugati, succhi. E per quanto riguarda invece la verdura, ricordiamo sicuramente tutte quelle della famiglia delle brassicacee, cavolfiori, broccoli, quindi verdura anche a foglia larga, ma anche la zucca, i carciofi, i funghi. E le verdure le possiamo però consumare sempre con metodi di cottura semplici, e quindi che ne esaltino le proprietà, quindi cotture brevi, come possono essere comunque anche quelle al vapore, lessate nel forno o anche stufate. Oltre alla frutta e alla verdura, sicuramente importanti sono i cereali integrali e le legume, da abbinare anche tra di loro per creare dei piatti unici, sani, nutrienti, quindi che ci apportino le giuste quantità di carboidrati, ma anche di proteine con pochi grassi, quindi anche per creare quei minestroni, quelle zuppe tipiche e anche piacevoli da gustare nel periodo autunnale. Poi sicuramente non possiamo dimenticarci del pesce da consumare almeno 3-4 volte a settimana perché è ricco di omega 3, e anche della frutta secca che può essere un ottimo spuntino, anche può essere un completamento della colazione. E infine, cosa dire? Sicuramente nel periodo autunnale ritorna, con le temperature che si abbassano, di moda anche le tisane. L'importante è saper scegliere quella più adatta a noi, quella che pensiamo ci possa far star bene per risolvere anche piccoli disturbi, come in generale possono essere le tisane da consumare prima di andare a dormire, per esempio per favorire il sonno, la melissa, la valeriana, il tiglio, oppure quelle che agiscono più a livello digestivo, e quindi magari il finocchio, l'anice e così via. È importante anche in questo periodo non dimenticarsi delle spezie, delle erbe aromatiche. Ve ne sono tante e le possiamo utilizzare sicuramente per evitare un uso eccessivo di altri condimenti, come per esempio il sale e l'olio, e in questo modo ne possiamo anche sfruttare le proprietà. Tipico poi di questo periodo di cambio di stagione e quindi anche autunnale, possono essere quei piccoli fastidi a livello intestinale, quindi può essere utile, per
prendere dei probiotici per evitare magari quel fastidioso gonfiore addominale oppure quei fastidi intestinali di cui dicevamo prima. Inoltre, rimanendo sempre nell'ambito dei principi naturali o degli integratori, possono essere utili per rafforzare il sistema immunitario, non solo dei principi naturali, come ad esempio l'echinacea, che appunto serve a rinforzare il sistema immunitario, ma anche degli integratori per apportare quei micronutrienti di cui l'organismo ha bisogno, le vitamine, ma anche sali minerali come selenio, zinco, ferro, che sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema immunitario. Quindi, come dicevamo all'inizio, in effetti, basta prendere dei piccoli accorgimenti da inserire all'interno di uno stile di vita più ampio e seguire ciò che la natura ci offre a seconda della stagionalità in un'alimentazione varia ed equilibrata per poter affrontare al meglio questo periodo di cambio di stagione, questo periodo autunnale, e affrontare quindi in maniera migliore la stagione più fredda che si sta avvicinando e quindi evitare malesseri e malanni stagionali. Bene, io vi ricordo che per approfondimenti potete leggere l'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email per proporre argomenti o per fare domande a nutrizionericci@virgip.it e ci rivediamo la settimana prossima sempre su Cilento Channel. Ciao!